Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci qui ancora una volta con Dark Souls Remastered. In questo nuovo episodio della serie vorrei iniziare ad esplorare il DLC di questo primo Dark Souls. Vi faccio vedere intanto il nostro equipaggiamento. Sono tornato con il set di ferro nero più la maschera del padre, poi scudo Zweihänder come al solito, arco potenziato e fiamma della piromanzia, e ho preparato l'anello di Havel e l'anello di ferrarrugginito che ci servirà per accedere con più tranquillità al prossimo DLC. Ho armonizzato un po' le magie, ho messo queste piromanzie qua, e adesso per accedere alla DLC ci dobbiamo spostare di nuovo nella foresta radice oscura, nel bacino radice oscura dove abbiamo eliminato l'idra. Quindi per cominciare mi sposto al falò del comune dei non morti, quindi torniamo da Andre. Benissimo, andiamo. Per accedere al DLC appunto serve per prima cosa liberare la principessa Dusk come abbiamo fatto noi, poi parlarle più volte fin quando non inizierà a nominare l'antica città di Olasil, il regno di Olasil che è stato distrutto, appunto quel dialogo lì. In più, andando da Sithil senza scaglie negli archivi del duca, bisogna eliminare il golem blu che ci ha lasciato come drop il pendente rotto, che in pratica è una sorta di chiave per accedere al DLC appunto. Però noi appunto abbiamo già fatto tutto, quindi dovremo riuscire a entrare tranquillamente nella prossima zona DLC. E diciamo che comunque è un sistema un po' particolare per accedere al DLC: se non si sa esattamente cosa fare si rischia di non vedere proprio l'ingresso, diciamo, in questa nuova area, area che comunque area zona che sarà piena di nemici particolari, e in più affronteremo dei boss epici molto molto belli da affrontare, anche forti rispetto, diciamo, ad alcuni boss che abbiamo affrontato. Qui appunto è dove abbiamo salvato la principessa Dusk. Da questa parte c'era il segno di evocazione che adesso non c'è più, quindi è una cosa corretta perché la principessa Dusk ad un certo punto della storia viene proprio rapita, e quindi toccherà a noi di nuovo salvarla. Adesso qui ci torna davvero tanto utile l'anello di ferro arrugginito, perché ci dà l'equilibrio in queste zone piene di acqua o fango. Ed ecco lì al fondo del lago che è apparso una specie di portale che possiamo controllare. È un portale che prima non c'era, si sbloccherà appunto dopo aver salvato la principessa Dusk come abbiamo fatto noi, e recuperato anche l'oggetto chiave per entrare. Quindi esaminiamo ed entriamo nel DLC. Eccoci nel giardino del santuario. Abbiamo subito un ottimo falò qua davanti. Adesso lo accendo e, visto che ci siamo, abbiamo ottenuto anche un po' di umanità, le utilizzo subito per potenziare il falò.
Gli oggetti di questo DLC, quelli che troveremo, comunque i boss che sconfiggeremo, non servono per sbloccare il platino, ma più che altro per una questione di completismo. Otterremo nuove anime anche dei boss, ad esempio il prossimo che è proprio qua davanti, è una chimera e potremo anche tagliarle la coda, però è una di quelle armi che non serve per il trofeo appunto delle armi uniche dei boss, però diciamo andrà ad aggiungersi alla nostra collezione. Allora, mi sono dimenticato solo che potevo mettere la pietra del tuono, un anello per la difesa contro l'elettricità che appunto ci aiuterà tanto. Dobbiamo tagliare solo la coda a questo boss per prima cosa. Quindi almeno all'inizio dovrò pazientare un po', aspettare che ci faccia un attacco, che diciamo che mostri il fianco alla coda, eh no. E oggi è scatenato. Mi dovevo scoprire. Ok, adesso è un buon momento. No. Scomodità unica tagliargli la coda. Allora, riproviamo. Buono. Bene, siamo andati a vuoto tutti e due. Ok,
Oh, eccola qua. Adesso possiamo anche concentrarci un po' di più sulla battaglia, non soltanto sulla coda. Tieni, in faccia. Conservato le piromanzie apposta. Oh, ti abbiamo sistemato. Comunque, un po' fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ottenuto la sua anima. E diamo un'occhiata anche all'arma. La coda del guardiano, eccola qua. Un'arma che avvelena. Niente, niente di proprio bello, diciamo, da vedere. Comunque, ce l'abbiamo fatta. Adesso vorrei iniziare ad esplorare un pochino la prossima area. Forse sto tornando indietro. No, stiamo uscendo. Ok, con il santuario di Olasil dovrebbe esserci un oggettino subito qui a destra, un'umanità. Perfetto, poi il falò. Sono morto, quindi dobbiamo tornare vivi e potenziare anche il falò. Diciamo che appunto con tutte le difese che abbiamo preparato e l'ottimo scudo che abbiamo, il boss non è un grosso problema, anche perché riusciamo a parare abbastanza tranquillamente gran parte dei suoi colpi. Però appunto per collezionare tutte le armi è la coda che può essere un problema, perché la abbassa soltanto dopo alcuni attacchi. Va bene, e direi che ci siamo meritati anche un level up, perché è da un po' che non facevamo, e continuerei a potenziare stamina, la portiamo a 30. Benissimo. In questo nuovo santuario possiamo parlare con un altro NPC particolare, questo fungo. Well, from what far, but not in Princess Dust has spoken of thee. I thank the Princess Snack, and so I must ask. Couldst thou once more play the savior? Esatto, ci chiederà se siamo disposti a salvarla di nuovo, perché comunque lei sa che l'abbiamo salvata già una volta nel bacino a radice oscura, quindi le rispondo di sì. Thank you. Benissimo, lei vende diversi oggetti. Le resine dorate, se non sbaglio, ne vende 5, per il momento ne abbiamo. E la polvere riparante, ma ne compro 2 di resine dorate. Poi il resto le compreremo dopo. Vedo un po' che cos'altro ha da dire. Thou shalt see an abyss night without indistinct. Thou shalt see an abyss night. Ok, non altri dialoghi. May the flame. Va bene. Adesso mi sposto nella prossima zona. Mi rimetto soltanto l'anello d'oro del serpente per aumentare un po' il drop rate dei prossimi nemici. Ecco, qui incontreremo questi giardinieri.
che hanno queste armi rudimentali che però fanno anche abbastanza danni. E tra l'altro la loro arma potrebbe essere appunto un drop, questo forchettone gigante. Quindi spero di aumentare la possibilità di questo drop. Ecco, niente. Perché appunto in alternativa droppano questo muschio. Allora, in questi giardini ci sono appunto questi nemici qui, giardinieri, e anche dei guardiani di pietra giganti. Noi siamo finiti praticamente nel passato con quel passaggio nel giardino Radice Oscura che si è aperto, e anche per quello appunto la principessa Dusk ci ha chiesto di salvarla nuovamente. Incontreremo questi guardiani che sono la versione diciamo a piena potenza dei guardiani del giardino Radice Oscura che abbiamo già affrontato. Ecco, e questi invece droppano la titanite scintillante. Così, con questi giri qui di esplorazione, magari farmeremo qualche altro pezzo di titanite scintillante. Allora, vediamo un po' qua dietro, non c'è niente. Però in questa struttura qua c'è un oggetto. Inizieremo da qui praticamente a raccogliere i vari pezzi dell'armatura di pietra di questi guardiani giganti. Iniziamo dai guanti del guardiano. È un'armatura pesante che offre difese molto solide. Le difese fisiche in particolare, ed è appunto l'armatura come era in origine, quella dei guardiani di pietra. Wow, mi ha preso lo stesso, andiamocene via. Però anche lui non può nulla contro la Zweihander. Ouch. Va bene, abbiamo preso anche il giardiniere alato. Vediamo se c'è qualche drop interessante. Ah, niente. Ok, allora, noi siamo arrivati da questo punto. E dove c'è questo laghetto, ci sono dei nemici che fanno la guardia a quel baule. Ah, mi hanno visto. E quel baule è molto interessante perché contiene un'altra lastra di titanite blu. Benissimo. Li abbiamo eliminati tutti. Eccola qui, lastra di titanite blu. Con questa potremo portare al massimo un'altra arma con l'infusione, diciamo da stregone, da mago. Noi abbiamo già portato al massimo l'arma magica. La prossima da migliorare sarà l'arma incantata. Qui
quindi questa lastra qui ci tornerà utile. Adesso sono tornato all'inizio del percorso. Quello è il ponte che abbiamo attraversato all'inizio. E vorrei esplorare quest'altra parte di giardino. Eccolo lì che se ne va via. Questa è un'altra zona abbastanza piena di nemici. È scattata la trappola. Una bella imboscata. Speriamo che ci sia un drop bello. Niente. E anche qui potrebbe volerci del tempo a farmare la loro arma, quel tridente, la forchetta lì. Eccolo lì. Picchia sodo. Ah, ci ha lasciato anche la sua arma. Lascia bipenne di pietra. Un'arma possente. In quest'altra zona, vediamo un po' che cosa c'è. La seconda parte della loro armatura, i gambali del guardiano. Quindi ci mancano ancora gli ultimi due pezzi, l'elmo e il corpo centrale. Benissimo, adesso possiamo avanzare da quest'altra parte. Salve. E questo è il famigerato drago Calamet, un drago potentissimo che affronteremo poi più avanti. Adesso mi preparo un attimo un altro anello. Sento arrivare qualcuno. Ah no, è la pattuglia del... Eccolo. Che ingresso spettacolare. Come nei film, è arrivato dall'alto. Comunque, più che lui, volevo cercare di sorprendere una lucertola che è da questa parte qua, quindi con l'anello del silenzio dovremmo riuscire a sistemarla. Perfetto, ci ha lasciato queste titaniti scintillanti. Intanto da questa parte l'ambientazione cambia un po'. Sul terreno ci sono queste macchie bluastre un po' nere che sono appunto un segno di corruzione dell'ambiente, della natura, da parte dell'oscurità che dal profondo cerca di emergere. La minaccia dell'abisso di cui si è sempre sentito parlare nella trama. Ecco. Allora, da questo punto ci sono un paio di diramazioni, diciamo, questa parte a destra che adesso esploreremo e da qui a sinistra dove in teoria si può accedere soltanto con un salto. Comunque le zone sono collegate, quindi dopo ci torneremo. Inizio l'esplorazione però di qua a destra. Dove troveremo tanti altri giardinieri all'opera. Adesso arrivo qua e mi butto in quest'area qui, così prenderemo tra poco anche l'oggetto. Voilà. Una grande anima, va bene. Adesso continuiamo da questo lato. Ecco, quella lì poco più avanti è un'altra lucertola. Voglio provare a prenderla di sorpresa, anche se dovrebbe vederci, credo. E purtroppo inizierà a correre
verso quei nemici lì, quindi con tutta probabilità li attirerò. Anzi, no, è già scomparsa, va bene, non fa niente. Facciamo che fare esce e rientra un attimo. Ok, presa e abbiamo attivato anche la trappola. Ah, mettiamo al volo l'anello. Accidenti, che forchettata. Adesso finiamo un attimo di controllare se ci sono altri oggetti. Ok, allora, l'abbiamo eliminato. Adesso finiamo un attimino di qua. C'è un oggetto dietro la costruzione. Voilà. Poi qua dentro c'è anche la possibilità di sbloccare una scorciatoia con la zona di prima. Alla fine è tutto collegato. Qui c'è un altro ponte che collega con la zona di prima. C'è anche quest'altro mercante NPC che ci chiederà se siamo finiti qua, involontariamente. Gli risponderò di sì. Snatched by. Yes, we are both bats. E vende un po' di oggetti vari e anche alcune frecce, insomma, un po' di mercanzia base, diciamo. Did you happen across a ledge where he. Si parla un po' di So Artorias. long. Grazie, arrivederci. E da questo lato possiamo sbloccare la scorciatoia. E questa è l'area dove abbiamo trovato la lastra prima. Adesso torniamo pure dove eravamo prima. Praticamente questa è una zona appunto che abbiamo già visto, anche se nel passato questa ambientazione non ci dovrebbe essere nuova. Qui abbiamo affrontato più volte i fantasmi nella zona di farming. Ecco qui una moneta d'oro. Nessuno di questi aveva il tridente, peccato. Allora, lì ce n'è ancora uno. No, due. Nessuno di loro aveva voglia di lasciarci l'oggetto. Adesso vado di qua a destra. Ne abbiamo falciati tutti.
Non c'è nessuno che ci insegue, allora mi butto di qua. C'è un oggettino, tra poco arriverà anche un giardiniere a farci compagnia, eccolo qua. Adesso finiamo l'esplorazione. Qui c'è un oggetto da prendere con un salto perché qui c'è un buco. Ecco l'elmo, manca soltanto una parte, il corpo centrale. Lasciaci stare. Adesso questo qui sopra, dove c'è il ponte, è l'ultima parte dell'armatura, l'armatura del guardiano. Ecco anche le frecce. Benissimo. Ah, sono riuscito a stordirlo per una volta. Bene. Stordimento più oggetto. È un momento da incorniciare. Allora, torniamo un attimo indietro per recuperare un altro oggetto che ho dimenticato, eccolo là. Andiamo a recuperarlo. Perfetto. Sì, qui è dove abbiamo recuperato l'oggetto prima, il fungo di Elizabeth. Adesso torniamo di qua. Va bene, dovremmo aver raccolto tutto. E adesso vorrei semplicemente tornare indietro al falò, perché poi da lì potremo accedere abbastanza facilmente, adesso che abbiamo sbloccato anche la scorciatoia, alla prossima area con il prossimo boss. Questo è il ponte che abbiamo attraversato prima, dove abbiamo incontrato Smaug, Calamet. E ci siamo, adesso possiamo tornare dove abbiamo sbloccato la scorciatoia.
All'inizio diciamo che questa è una zona abbastanza disarmante, però poi ci si fa l'abitudine. Volevo vedere soltanto un attimo la strada del ritorno con questo guardiano qua che è voluto scendere con noi. Andiamo dal mitico Chester. Ok, abbiamo esaurito tutti i dialoghi. So long. Perfetto. Allora direi che a questo punto possiamo anche tornare indietro e rilassarci un attimino al falò. E poi ci prepareremo per affrontare il prossimo boss. Adesso che ho qualche anima in più, magari finisco di comprare anche le resine dalla madrina della principessa Dusk, che a differenza degli altri funghi giganti assassini che abbiamo visto, lei è completamente immacolata, non ha nessuna parte del corpo sporca di sangue. Ok, le compro le ultime tre, in tutto ne vende 5. Thine thou needs not ha I am a mushroom. Sei un fungo, sì. May the flame. Va bene, grazie. E direi che ci siamo meritati un attimo di relax. Tanto riparo tutto. Perfetto. Va bene, ragazzi. Allora io mi fermerei qui con questo video. Con il prossimo avanzeremo ancora un po' e affronteremo il prossimo boss di quest'area. Io vi ringrazio per aver seguito questo episodio e vi do appuntamento con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!